nostro vicario generale, nonché rettore del seminario, a un brindisi augurale per i nostri Don Michele, Don Gofrido e Don Roberto. Quindi, applauso a Ineo. E ve lo consiglio, se il brindisi è preceduto da un applauso viene ancora meglio. Quindi a Don Luigi. È consuetudine che durante, prima della fine del pranzo, si faccia un brindisi in versi, in rima. Ognuno per sé. Però prima del brindisi un pensiero, un augurio e una raccomandazione, perché inizia il sacerdozio, inizia il ministero, dove indubbiamente tra le tante gioie incontrerete anche difficoltà, magari incomprensioni, qualche momento può darsi pure di discussione e di scontro, come capitò a un certo Don Callisto con il Sor Corona. Il Sor Corona disse a Don Callisto: presto vi taglieremo la capoccia e con la vostra, proprio io per Cristo, mi voglio divertire a giocarci a boccia. Don Callisto rispose al Sor Corona: caro mio, il conto non te torna, la testa tua manco per quello è buona, perché è un farruzzo là che c'ha le corna. Poi un'altra raccomandazione riguarda le donne, qui ce ne sono tante, un applauso alle donne. Addirittura prova un gusto a dar fastidio al prete, povero Cristo. Padre, c'ho problemi, sono sola, mi conforti, mi dica una parola. Vicino a me lo sento così bene, tranquilla, non penso alle mie pene. Sapendo che vengo, la mia vetta, con queste tagliate con tutta fretta, a quel che può succedere ci ha pensato, da spento che se vuole star fregato. Sempre un po'.
trastullo, Sanctus Deus Sabaoth. Parte il treno e lui in carrozza, mentre scorrono i binari, tu lo vedi che scodozza, dorme russa pure un po'. Ma tu puoi vedere modesto la mattina al seminario, in cappella al viso pesto, con due occhiaie fin qua giù. Ma in tutto il suo vigore, quando cava le patate, tu lo vedi, oddio, non muore, poi però si tira su. Ora tocca a Don Roberto, infermiere laureato. La sua voce, sono certo, la sentite fin laggiù. 18 anni in monastero li passò sempre in silenzio. Qui tra noi, sono sincero, di quegli anni si rifà. Lui ti scruta, poi ti osserva, nulla sfugge all'occhio fine, le battute a chi riserva è un bravo imitatore. Quando il vescovo gli chiese di legarsi fino a Roma a studiare la catechesi, fu la gioia del suo cuore. Le chieste la mattina alle 3 quando si sveglia, se qualcuno si avvicina, lui ti manda a benedire. Ora la musica qui cambia, miei letti commensali. Dalla Puglia andiamo in Zambia, leggermente un po' più giù. Da lì giunse a Valentano, fraticello del servizio, un bel giovane africano sui 20 anni o poco più. Bussò poi al seminario, giunse timido e silente. Godfrey aveva il volto serio, poi la bocca gli si aprì. Oltre che di teologia, quando a tavola con noi parla di filosofia e si scorda di mangiare. La sostanza, gli accidenti, la natura con l'essenza, pane son per i suoi denti, quasi non se ne può più. Alla lezio divina sugli apostoli e profeti, egli non stacca più la spina in cappella il martedì. Il mattino arriva il treno quasi sempre a scaricollo, non può proprio fare a meno, è costume. Or che in breve ho parlato dei 3 giovani pretini, io vi invito a prendere fiato tutti insieme per brindare. Brindo al saggio Don Roberto e al filosofo Don Goffi, al liturgo grande esperto Don Michele Muratè. Dunque, cari confratelli, con il calice alla mano, brindo a voi, preti novelli, quindi poi finisco qui. Siete figli della quercia, che va accolto e va formato, e che tenera vi abbraccia e vi dona il suo vigore. Vi accompagni nel cammino la Madonna benedetta. Se avrete lei vicino, niente male turberà. E sarete preti santi, tutti quanti del Signore, con i volti sorridenti e la pace dentro al cuore. Auguri.